Questo è il top del gameplay. Ma di che stiamo parlando? Puoi diventare un cane. Ehi, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yokai Watch 4. Nell'episodio di oggi affronterò le prime due missioni per la squadra Blasters, quindi iniziamo subitissimo questa piccola parte di post-game che è comunque molto molto corposa. E i post-game, le missioni post-game sono davvero tante e difficili, quindi i Blasters mi serviranno come riempitivo tra le varie settimane per arrivare poi a fare le missioni più difficili e quindi avere tempo di allenare la squadra. Quindi non perdiamo tempo e iniziamo la missione, Blasters Plus Plus. Dovete ancora preparare il team. Correte da Felicio. Ma veramente io ci ero già parlato con Felicio, però dovevo prima parlare con Sergente Quadro, a quanto pare. Sì, so come funziona Felicio, lo sappiamo tutti quanti. Tutti abbiamo giocato Blasters T. Oltre che Blasters normale. Blasters normale, magari non tutti, ma Blasters T tutti quanti. Allora, Shuten Doji, che è il capo assoluto. Velenotto, che è il mio preferito di tutti. Ma chi mi segue ormai lo sa. Yami Yugi, l'ho chiamato. E Noriyaki per Deadpool. E Let's Fucking Go per Baku, ma lo vedremo in un'altra missione. Io metterei. Ho già un Ranger, ma un curatore mi serve. Praticamente questa è la squadra che uso. Aspetta però. Se tolgo Velenotto e metto un difensore come Gilgador. Dai, non posso portarmi Velenotto ogni dove. Andiamo ora. Bene, ok. La prima è sempre una facile da fare. Ripartenza, Go Blasters. Gioca con i tuoi amici o da solo, Ok, impara le basi in questa missione. Rango 1, tempo limite 30 minuti, quindi pure abbondante. Abbiamo di naso. Successivo, ecco, di naso. Bambola di ferro, 50 spereoni come ricompensa, ma ne serviranno un po' di più, veramente. Va bene, facciamo questa. Livello B. Quindi neanche E, C, D, no. Va bene. La scritta l'hanno già cambiata ai grafici, quindi ci sta già tradotta. La stanno giusto rifinendo. Nella build finale sarà presente. Io già l'ho vista. Molto carina. Ok, Sergente Quadro, sì. In basso a sinistra trovi PS. I tuoi punti vita. Potrai cambiare lo yokai controllato semplicemente premendo su o giù. A destra trovi la mappa. Ci sono i nemici, le spere e gli oggetti. Tempo limite scaduto quando arriva a zero. Sì, tante cose scadono quando arrivano a zero. Pugno! Pugno! Ok, da un po' di sfere. Le spereoni so come funzionano, grazie. Vabbè, quello potevo farlo anch'io, Non è per dire. Cioè. Ah, ce l'avete fatta? Non ce l'avete ancora fatta! Oh, è un nemico base! Dai, è un nemico base, accidenti a voi. Poi ci sono le sfere, raccogliamole, no? Facciamo un po' di punti extra per i livelli dei Blasters. Perché non bisogna allenare solo la squadra, ma allenare proprio anche i Blasters. Se no non si va avanti. Coria! Ok, e hanno cambiato anche l'attacco di Shuten Doji, che è pugno caricato. È più vicino al nome vero, più o meno. Cioè, avrebbe un nome strano, veramente. Allora, se io parlassi ora con Nacho, lui diventerebbe il leader e curerebbe la squadra. Lui diventa il leader e ti cura praticamente, dato che lui è un curatore. Oppure Cole che diventi un combattente di pugni, calci, pugni. E basta così. Poi vabbè, ce ne saranno altri sicuramente qua intorno. Beh, c'è un altro Nacho, quindi non troppo. Altre spereoni non mi sembra di vederne, che è un vero peccato. Jack invece è uno speciale. Ma comunque, tutti quanti con l'energia max carico, allora andiamo. Usiamolo subito. Dai, ce la facciamo. Un po' troppo, forse. Quindi nel caso io ora abbia lasciato qualcosa,
Non potrò prenderla perché il rientro è tra 15 secondi. E va in automatico. Non mi pare si possa velocizzare in alcun modo. Certo però che l'area è esplorabile, eh? Io ho raccolto, mi pare, tutte quante le sfere che potevo raccogliere. Quelle che ho trovato lungo il cammino, tutte quante le ho prese, se non sbaglio. Un totale di 139, un po' di anime, anche oro, buono. E ora forse mi fa salire di livello. Direi di portarli tutti quanti al livello 3. Per il momento. Cavoli però se costa la roba di Annebio. Però ci sono anche le sfere sacre che va. Quindi anche questo è un modo per... Ah, interessante. Interessantissimo. Io ora a questo punto farei la seconda missione, perché non può essere troppo difficile, no? Missione dei Blasters, vai. Loni Rosso Coross, livello 2. Livello B2. Ah, livello Blasters, non livello B nel senso della missione il livello. Ma sono scemo io. Abbiamo come nemici Homblu Coross, va bene. Rocky Joe, che qua si chiama, che si chiama in realtà Manny Pacquiao, quello vero, lo yokai, che è anche un nome di, di un vero wrestler. E Pupo Mimo, mai confuso, e il segno dell'uscita per andare in bagno. Dunque, vai, affrontiamo questa missione. Tutti di livello 3. Sarà sufficiente? Sì. La missione di livello 2, quanto potrà essere mai difficile? Bene, l'uscita l'abbiamo vista prima, quindi la salto. Non sono preoccupato per la missione. Stranamente. Mi sento stranamente calmo. In genere quando affrontavo una sfida Blasters era un po' più... Questo che fa? Prigioniero. Wow! Wow! Lui però non mena. Però fa male. Fa comunque male, oh. Bravo. Non ha fatto più male. Torno normale allora. Bravi ragazzi, avete fatto un buon lavoro. Sono fiero di voi. Peccato non si possa saltare qui. Aspetta che ti faccio il pugno caricato. O il passo del falco. Ah! Oh, che è cascato qua. Buono, buono. Mi sembra buono. Tu che fai, prigioniero? Si va di qua? Ok. C'è la vecchietta! Ah, la nonna, certo. Buono. Sbaglio, sono molto più forti di quelli che abbiamo affrontato prima. Così, a naso. Oh, uscei là. Anghiette Ushaya. Siamo tutti quanti carichi. Il curatore è ottimo, così almeno ci cura nel frattempo. Qua c'è una sfera, quindi voglio prenderla a tutti i costi. Il tempo limite è fin troppo, secondo me. 10 minuti penso che fossero più che sufficienti. Però magari se uno si mette a esplorare tutte le aree per prendere tutte quante le sfere ci vuole. Facciamo un po' prima. Oh, e l'energy max caricato servirà contro Coross, ovvio. Prima di andare ad affrontare... Ah, ma qui abbiamo la stamina? Che fregatura. Ciao Luna, che fai? Che combini di bello? C'è anche Buruno. Ma era necessaria la forma Shadowside? Non credo, Bravi ragazzi. Oh, è apparso Coross? Dov'è? Ah, eccolo qua. Vai. Ah, ok. Non ho fatto niente praticamente. Facile, facile. Dato, va. Facilissimo. Poche sfere, ma comunque è andata bene. Oh, oh, cos'è questa? Ok, presa. Mi pare di aver preso tutto più o meno.
Faccio giusto per vedere se c'è uscito qualcosa veloce, veloce, non mi pare. Bene. Molto buona, ragazzi, molto buona la sfida Blasters. Quasi quasi mi farei anche la prossima, che a questo punto penso essere termaiale. È come se facessimo i boss di Yokai Watch in ordine. Tranne che primo non era Koros. Oddio, primo in realtà era Koros, ma non l'abbiamo affrontato veramente. Summer, vediamo un po' che fa Summer. Magari Summer fa un altro tipo di potere. Ah, Summer ha proprio i poteri suoi, c'ha. Proprio lei. Ah, proprio. Quindi questi personaggi hanno proprio il loro Energimax, i loro attacchi. Sono un cane? Aspetta, sono un cane, bellissimo. Guardalo. Che miseria. È il top del top del gameplay. Ma di che stiamo parlando? Puoi diventare un cane. Ma Koros ora che fa la trottola mi pare un po' strano, eh. Prima non l'ha fatto. Un po' cattivo Koros, non ha rivelato il suo vero potenziale. No, via qua. Chiappate questa. Però è resistente. Ma che poi tornato dorato cosa? Ma chi ha dato sto nome a Koros? Ma chi è? Già Koros, già pure troppo Koros veramente, eh. Ma poi tornato dorato, che non è dorato, è infuocato al limite. Dove sono? Sì, vabbè, razzati tu, mamma mia. Che cos'è? Ma dove siamo finiti? Oh, diventa una scimmia. Ad ogni modo, amici, nel prossimo proseguiremo con i Blasters, che sinceramente giocare a Blasters non è poi così male come sembra. Dipende anche dal gioco. Blasters 2 è carino, ma la storia è. E invece il primo Blasters è già un po' più diverso, anche se era ancora un'idea embrionale. Io penso che con questo Blasters abbiano detto: sapete che facciamo? Al diavolo la storia, botte da orbi, e così deve essere. Ad ogni modo, in descrizione trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.